Bentrovato ad Angelo Sorace, presidente della New Academy Rossoverde. Angelo, allora oggi stiamo vedendo qua gli Juvenilia, che ci sono anche i ragazzi della Segato per una nuova affiliazione appunto con la Segato Juventus. Cosa ci dici di questa nuova avventura? Questa nuova avventura stai dicendo bene perché con Agostino Cassalia, col presidente, già da quest'inverno ci sono stati dei contatti di cercare di poter fare una collaborazione. Noi eravamo come Catanzaro Calcio, con l'Academy con Catanzaro Calcio, e allora dopo 2 anni, 3 anni di affiliati Catanzaro, al 30 giugno è scaduto il contratto e allora siamo venuti via perché sicuramente a Catanzaro non c'era un proseguo con l'Academy giallorossi. Allora abbiamo deciso con Agostino Cassaria di fare questa esperienza con l'Academy Segato affiliata a Juventus. Questo è un onore anche per noi, grazie ad Agostino, perché tra altre cose è da tanti anni che ci conosciamo e allora c'è questo progetto che cerchiamo di portare avanti nel territorio nostro, nella piana di Gioia Tauro più che altro, e di poter fare qualcosina di importante. Questo è l'augurio che facciamo sia io che Michele Spanò, come responsabile dell'Academy Purista Rossoverde, e questa è un'iniziativa. Come oggi, come ben sai, c'è Stop and Day, che stiamo raccogliendo un po' di ragazzini, un po' della piana, di cercare anche per iniziare già a settembre il nostro percorso, il nostro lavoro. Com'è strutturata la New Academy Rossoverde, Angelo? Siamo, in poche parole, c'è stata questa idea con Michele. Io avevo la mia scuola calcio, ma Michele aveva la sua, e allora abbiamo cercato di unire le forze perché non c'aveva senso avere due scuole calcio e far non crescere i ragazzini in un certo modo. Avendo così unito anche queste due scuole calcio, noi siamo arrivati a 220 bambini, e allora sì, puoi fare dei gruppi importanti e cercare di magari tirare il meglio di questi ragazzini. E questo è l'intento che io e Michele abbiamo cercato di dare già da questo è il terzo anno, sperando di avere qualche elemento di poter proporre alle squadre professionistiche. Oggi vediamo molti ragazzi partecipare a questo stage. È stato difficile organizzare tutto questo. Ma no, difficile no, perché l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni col Torino, con la Regina, allora sicuramente ci ha facilitato anche con l'appoggio anche di Agostino Cassalia, perché ritiamo che Agostino è da anni che la Segato sta facendo bene nel territorio, nella provincia di Reggio, e dà dei ragazzi interessanti alle squadre professioniste, vede la Juve, vede la Fiorentina, vedi altre squadre importanti. L'altro giorno c'è stato il responsabile del settore giovanile della Ternana, un grande amico mio, Silvio Paolucci. Abbiamo avuto l'onore di averlo qua a fare questa selezione dei ragazzini di 2006-2007, 2005, scusami, ragazzini che sicuramente Silvio Paolucci, il responsabile del settore giovanile della Ternana, ha preso in considerazione. E questo è un vanto, è un merito che dobbiamo dare anche ad Agostino, perché sta facendo veramente delle cose importanti per, come dicevo prima, per il territorio. Bene, complimenti allora ad Angelo Sorace e in bocca al lupo. Grazie, grazie e buon lavoro.